Ciao a tutti, eccoci qua per questo nuovo episodio, questo nuovo capitolo, se vogliamo, insomma, tredicesimo, per raccontarvi un po' questo nuovo episodio, appunto, che si chiama L'Infestazione, sempre della serie Star Wars The Bad Batch, che trovate settimanalmente su Disney Plus. Vorrei dirvi, me la sarei fatta anche tutto d'un boccone, in realtà questo The Bad Batch, per quanto gli episodi siano corti, per quanto in effetti è studiata palesemente per essere rilasciata settimanalmente, anche perché purtroppo, tra virgolette, ma in realtà è un purtroppo di un valore bassissimo, ma giusto per fare un po' di polemica, per creare un po' di pepe, questa puntata tira di nuovo il freno, diventando verticalissima e non aggiungendo nulla a tutta la storia di fondo, perché è una di quelle puntate che nel complesso generale, anche se forse qualcosina ci lascerà, se la riprenderanno più avanti, perché c'è un personaggio interessante, detto come va detta, nel contesto che abbiamo, che sappiamo, nella sottotrama principale, la fuga, Crosshair, la caccia, Omega e via dicendo, questa puntata c'entra molto poco. Però è una puntata come le altre, si passa velocemente, è bella action, vediamo delle nuove creature, vediamo questo nido, che tra l'altro c'è una citazione pazzesca, almeno forse l'ho vista io, ma sono quelle citazioni che non sai mai quanto siano realistiche o quanto sia il nostro occhio che le percepisce, ma ho visto questa citazione enorme al Signore degli Anelli, nella scena in cui sono all'interno di Moria, che casca il secchio con la catena e sveglia i goblin che arrivano dal di sotto della terra. C'è una scena molto molto simile che ha a che fare con l'infestazione, delle creature nuove volanti che non vediamo, tra l'altro lasciano una sorta di ragnatele. Per un attimo ho sperato ci fossero dei ragni giganti come siamo abituati a vedere, io adoro i ragni per quanto mi facciano spavento, e in realtà no, vi ho spoilerato questa cosa, sono delle mega moscone giganti incazzate nere potentissime a cui dà fastidio la luce, originalissima come cosa, ma chi se ne frega. La cosa interessante è che non c'è tantissima roba interessante, se non questo personaggio nuovo che si chiama Roland Durand, è un altro devarioniano con le corna, il diavolo che abbiamo visto in The Mandalorian, che abbiamo visto nella cantina, e vi dicendo, dalla pelle verde. È un nuovo signore del crimine di Odd Mandrell, se non ricordo male, com'è che si chiama il pianeta? Mi sembra che si chiama Ord Mantell. Niente, in pratica, in realtà tornano da Seed, scoprono che il suo pub non è più di Seed, ma è appunto di questo Roland, cercano di capire come, perché di qua di là, c'entrano i Pike, rivediamo di nuovo i Pike in versione The Clone Wars, non in versione, purtroppo, ahimè, santo Dio, di Solo, perché sono quelli in live action, per cui mi piacerebbe che ci fosse questa sorta di coesione tra i due prodotti. Invece i Pike di Solo sono molto diversi, sono troppo diversi dai Pike che vediamo nelle serie animate, invece questi sono i Pike delle serie animate. C'è da dire che comunque è una bella congrega di alieni molto incazzosi che parlano in maniera molto rilassata, ma spaventano molto, sanno quello che fanno, sono dei mega gangster incazzatissimi e si percepisce molto ma molto bene il loro potere. Come dicevo, puntata interessante in questa piccola citazione, vediamo questi carrellini un po' all'Indiana Jones, però siamo alla tredicesima, ne mancano tre, perché sono 16, no? Vediamo un po', ve lo dico in diretta, gli episodi, se non ricordo male, sono 16, la tengo lunga, esattamente uscirà il 13 agosto del 2021, l'ultimo episodio, per cui insomma o sarà il gran finale, verrà raccontato nei tre episodi, no? Vi ricordate la settima stagione di Clone Wars, hanno fatto tre piccoli archi narrativi di 4 puntate l'una, tra cui una dedicata appunto alla The Bad Batch, mentre qua in realtà siamo alla tredicesima, ha tirato il freno, per cui o faranno un finalone di 3 puntate o vedremo un'altra puntata verticale che si chiama già il mantello da guerra o qualcosa di simile, oppure partiremo già col gran finale nella prossima settimana. Per cui, detto questo, rivediamo di nuovo Ord Mantell, l'ho detto bene? Sì. Vediamo un sacco di alieni, vediamo dei bit macrocefali, perché la versione animata c'è il collo stretto, rivediamo un Itoriano, rivediamo i Wick, rivediamo le solite, e vediamo anche queste nuove guardie di questo signore del crimine Durand, con delle armature molto nuove, diverse, con un aleno un po' che ricorda, tra virgolette, se vogliamo, un po' i Mandaloriani da una parte, con questa sorta di Zorri Bliss, di
insomma, un'armatura completamente nuova nel mondo di Star Wars, che insomma non fa sempre piacere, per cui insomma, ben venga così. A sto punto, puntata corta anche questa, anche perché stiamo aspettando che arrivi il finale con qualcosa di più, qualche bella ciccia. Vi ricordo di guardarlo, anche perché, ripeto, c'è questa citazione molto sottile all'incidente di Moria, nel pozzo di Moria, che è molto figa, secondo me, ed è abbastanza lampante. Molto bene, vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima. Ho deciso di usare il pluralis maestatis, per cui noi vi salutiamo e ci vediamo venerdì prossimo. Bella a voi!